Bene amici, lui è il Garmin Venu 3, avete visto? Momento di attivazione molto reattivo e se l'anno scorso il 2 l'avevo definito re degli smart sportwatch, lui sicuramente riconferma il titolo e diventa anche re del fitness, insomma di quel monitoraggio quotidiano e tutti i parametri che ci consentono di banalmente stare meglio. Ma facciamo un passo indietro, in confezione cosa c'è? Una mazza quasi, c'è solamente il caricabatterie classico, compatibile con tutti i Garmin, questa cosa mi piace perché magari chi ne ha due o tre usa un cavetto solo, dall'altra parte però è Type C rispetto ai vecchi che erano USB standard, si va nell'ottica della semplificazione anche dei caricabatterie, della standardizzazione. Perché mi è piaciuto così tanto? Prima di tutto lui, oltre ad avere un cinturino di silicone con questa cosa, vabbè, piacerà solo a me, sembrerà una stupidata, ma anellino col piccanello così che il cinturino incidente non vada per i fatti suoi, ha tutta la sensoristica, questa è una cosa ben più importante, Elevate di quinta generazione che si trova anche nei nuovi Fenix 7 e Epix Pro, quindi top di gamma, sensoristica precisissima, ovviamente sensore di battito, ovviamente SPO2, temperatura, poi ha il barometro, ha l'altimetro, ha il GPS, il GLONASS, Galileo eccetera eccetera eccetera. Bello il display, 45 mm di diametro, 1,4 pollici, 454 pixel AMOLED, buona la luminosità, non è dichiarata da nessuna parte, secondo me siamo intorno ai 1000-1400 nits, ha sofferto solamente a Maui, Hawaii, sole di mezzogiorno, proprio il resto sempre visibile, anche lì comunque si vedeva, e ha ovviamente il touchscreen su e giù per entrare nel diciamo menu dove vediamo passi, piani, minuti di intensità, insomma le solite informazioni. Quello che mi è piaciuto è la precisione anche del sonno, monitora anche i sonnellini, tra l'altro c'è una sorta di coaching per tutte queste cose e anche sul sonno, vedete, lui mi sta dicendo che sto dormendo un po' poco, cronologia del sonno scarsa, un po' di sonnellini, dovrei dormire 7 ore e 40, ma per recuperare il jet lag mi dice che devo dormire 8 ore e 10. E a proposito di jet lag, c'è proprio una funzione specifica che ci dà suggerimenti per il jet lag. Quando ero a Maui mi diceva magari adesso prendi un caffè, magari adesso stai al sole, stai alla luce, no, cerca di resistere ancora qualche ora, vai a letto prima rispetto alle ore, insomma consigli per migliorare. E adesso anche al ritorno mi sta dicendo che essendo le 16.34 io percepisco le 14.34 e in effetti è così, mi sento ancora un po' sfusato, del resto 12 ore sono tante di fuso, ma lui mi ha aiutato. A parte questo, ovviamente notifica di tutti i messaggi che ci arrivano, si può rispondere alle notifiche ma solo su Android con delle notifiche preimpostate che possono essere modificate direttamente dall'applicazione. Su iOS le potete solamente andare a leggere. Oltre a notifiche, meteo, la connessione con le luci di Garmin e anche con la cam di Garmin. Poi i tasti rispetto ai top di gamma sono stati semplificati, sono solamente tre ma hanno le stesse funzioni, in modo che in modalità sport possiate usare, o anche nell'uso quotidiano, solamente i tasti se non volete usare il touch. Ecco, forse l'unica critica al touch è che è un filino poco reattivo. Qua mi chiede la password perché c'è il link direttamente col pagamento NFC ovviamente. Tasto back, se premuto in fretta, premuto più a lungo, si entra nelle impostazioni, nelle sveglie, allarmi, cronometri, timer, nei quadranti degli orologi. Voi vedete qua un quadrante personalizzato perché ho scaricato lo store di applicazioni e di quadranti di Garmin con il quale si possono fare anche cose molto personalizzate. Vediamo se l'ho salvato, sì, guardate, ecco, forse un po' autoreferenziale, ma si possono fare anche queste cose. L'unica critica è che è vero, i quadranti sono migliorati. Vedete il touch? Lo vorrei un pochino più taccioso, più non più reattivo ma più preciso, ma si poteva fare secondo me qualcosa di più proprio sulla grafica, ma questa è una critica un po' generale. Vedete, adesso è un po' che non lo uso, fai stretching attività, cioè è un po' che mi stavo studiando l'orologio e quindi non stavo facendo niente e mi ha avvisato. Anche la grafica dell'applicazione secondo me dovrebbe essere un pochino migliorata, ma le funzioni veramente top. Oltre a questo, qua di fianco, primo punto per andare a vedere tutte le applicazioni, una sorta di multitasking, e se teniamo premuto a lungo, guardate, si attiva l'assistente vocale, quindi connessione sia in questo caso che tempo fa Milano
a Siri e vedrete che adesso ci... ma come bella domanda, sì, vabbè, adesso avrà capito un po' di cose incongruenti perché sto parlando mentre gli ho chiesto questa cosa, ma la cosa bella è che la risposta arriva dall'orologio, non arriva dal telefono perché è dotato di altoparlante microfono. Si possono fare anche chiamate, al volo la qualità è abbastanza buona. Butta la pasta, va bene, faccio una conversazione lunga, no, perché il volume non è altissimo, forse l'avrei preferito un pochino più alto, ma come vedete è molto smart, pulsante sopra, invece schiacciato appena appena ci sono tutte le attività, ce ne sono tante, non tante quanto sugli Epix e sui Phoenix, ma le bar ci sono tutte, vi sto facendo vedere quelle che ci sono, per esempio non c'è la mountain bike, c'è la bicicletta, c'è la e-bike, voi direte cosa cambia, beh, la mountain bike dà un po' di metriche in più. E poi invece dall'altra parte, se torniamo qua indietro e teniamo premuto questo pulsante, ci sono le applicazioni Wallet, telefono, musica che può essere scaricata sullo smartwatch a 8 giga di memoria e poi tutto il resto delle applicazioni. Tra l'altro telefono, tastierino, quindi si può anche iniziare una chiamata dall'orologio o anche la rubrica con tre preferiti e gli ultimi numeri che ci hanno chiamato. Se invece si tiene premuto a lungo questo pulsante, voilà che si va in non disturbare, modalità sonno, insomma ci sono le scorciatoie. Ovviamente negli sport come gli altri Garmin è presente la possibilità degli allenamenti ripetute, live track, per esempio Chiara mi segue sempre quando vado a fare i miei giri in mountain bike, soprattutto se sono da solo, c'è il rilevamento delle cadute con la chiamata di emergenza e ovviamente adesso qua non prende il GPS ma è palese, sono in casa, c'è la possibilità di modificare, personalizzare i campi dati ed è compatibile anche con Ant Plus, per esempio la mia nuova bici di Yamaha ha la possibilità di integrare la percentuale residua della batteria direttamente al polso, sull'orologio. Unica cosa, il touch va comunque usato per muoversi nel menu, perché se entriamo in un menu, per esempio questo, vedete, non posso usare i tasti per andare da una parte all'altra, su e giù, ma devo usare per forza il touchscreen. Queste sono le funzionalità, il monitoraggio funziona veramente bene, sia la frequenza cardiaca, sia, vabbè, sullo stress funziona bene, non lo so, sono quelle misure sempre un po' così aleatorie, ma mi ci ritrovo abbastanza quando ho una giornata particolarmente stressante qua, me lo segnala, anche i passi meno ghost magari di altri smartwatch, piani saliti precisissimo. Sulle calorie i Garmin sovrastimano sempre un pochino, qua lo confesso, mi sono messo a dieta, sono un bel po' ingrassato e devo dire che però seguendo il calcolo delle calorie lo trovo leggermente sovrastimato, non di tantissimo ma un pochino, sì, coach sul sonno ve ne ho parlato. HRV status vi dice proprio lo stato della vostra, diciamo, non salute, non è che vi fa l'esame del sangue, ma diciamo benessere generale. E poi quello che mi è piaciuta è la precisione del GPS, adesso magari vi faccio un po' di invidia, vado a vedere l'ultima, vado sulla camminata proprio perché ho monitorato questa attività a Maui lungo il mare, ma volevo farvi vedere quanto era preciso il GPS. Vedete, questa è una stradina veramente molto molto piccola lungo mare e una la traccia di andata, una la traccia di ritorno e ha tracciato decisamente bene. Per quanto riguarda la batteria, quello che mi piace degli smartwatch, sportwatch di Garmin è proprio che durano non uno o due giorni, ma durano giorni e giorni. Lui fa 10-12 giorni con delle watch face non troppo energivore, perché poi ho notato che la durata della batteria è abbastanza influenzata dalla watch face che utilizziamo, per esempio questa che è Galeazzi centrica, io non la uso mai proprio perché è bianca e consuma di più, ci sono altre che consumano meno, 5-6 giorni con always on attivato, però diciamo che non ne ho sentita la mancanza, io ho disattivato per far durare di più la batteria perché appunto il movimento di attivazione, vedete, è decisamente preciso. Mi piace che quando si va a dormire si possa settare una watch face molto più scura che si attiva di notte solamente se si schiaccia qualche pulsante, quindi non si attiva a caso con faro della notte quando si muove l'orologio. Unica cosa, bisogna programmarla, non riconosce automaticamente quando
quando stiamo dormendo. In modalità GPS tra le 20 e le 24 ore di GPS continuo in base proprio alla qualità del segnale. Cosa gli manca rispetto ai Pro, quindi ai Phoenix, agli Epix? La cartografia, non è un orologio cartografico. Chiama 190 190. Speriamo che non mi mandi la polizia, ma come avete visto funziona benissimo sia Siri, adesso l'ho riprovato ovviamente dandogli i comandi giusti senza parlargli sopra, e volevo farvi sentire come si sente il viva voce. Va bene, registra, sentite, il volume non è altissimo, solo al massimo, e si può mettere in muto. Ovviamente da qua si può anche mettere giù la chiamata. Sì, ce l'ho fatta, metti giù. Sì, non è reattivissimo nelle funzioni, a volte perde quel mezzo secondo, ma devo dire che nel complesso si comporta veramente bene, anche perché è completo a 360 gradi. Quanto costa? 499 euro, che ovviamente non sono pochissimi, ma lui non è assolutamente un giocattolo, anzi, come avete visto, dalla sensoristica al top, alle funzionalità, è uno smart sportwatch veramente a 360 gradi, direi un po' adatto a tutti, ma soprattutto adatto a quelle persone che non vogliono caricare l'orologio tutti i giorni, perché è vero che la parte smart non è smart come un Apple Watch o un Google Wear se stiamo usando Android, tra l'altro lui ovviamente è compatibile con entrambi i sistemi operativi, ma a mio avviso alcune funzioni smart che sono too smart sono abbastanza inutili, e il ricaricarlo ogni 10 giorni, ma avendo questo monitoraggio veramente approfondito di tanti parametri, non ha prezzo. Insomma, come vedete, io difficilmente ho Apple Watch da una parte al polso, se non l'Ultra, che ha comunque una batteria che mi dura 3 giorni, 3 giorni e mezzo, o gli Android Wear dall'altra, proprio perché mi trovo benissimo con tendenzialmente i Garmin, che mi vedete molto spesso al polso, ultimamente l'Epix, ma questo mi piace perché è più leggero, forse anche un pochino più elegantino, con le watch face giuste rispetto ai Phoenix o agli Epix, sono un po' patacconi, ma batteria che dura tanto e tantissime funzioni ben funzionanti. Unica cosa, ripeto, un po' la grafica da farci magari un pochino più di attenzione in generale, ma ottimo prodotto. Ciao!